Bella a tutti ragazzi, bentornati, io sono Andrea, sono stato Youth TV e oggi sono qui per portarvi la review di Mauro Icardi Tots, che presenta ben 4 di piede debole e 2 di mossa abilità. È una carta che sembra veramente mostruosa a livelli praticamente se non maggiore di quella dell'anno scorso, che tutti ricordiamo che era una carta veramente incredibile. Allora, provandolo in gioco posso dirvi subito che è un buon carro armato a livello di attaccante centrale, cioè tutto quel fisico lo aiuta veramente tantissimo nel fare tutte le robe che comunque ha provato, cioè sia dribblare la difesa, sia crearsi lo spazio, sia a finalizzare i tiri, perché devo dire che molte azioni, senza comunque tutto quel fattore di fisico che ha influito, non avrebbero portato ai gol che mi ha fatto. Mentre passando ai tiri, devo dire che i tiri sono buoni tutti in generale, nel senso, se tiro da dentro l'area, cioè tiri da corta distanza, sono quasi tutti gol, cioè fai 9 tiri su 10, fate che entrano dentro. Mentre i tiri dalla lunga distanza un po' meno, ma li tira lo stesso molto molto bene, sia che siano ad effetto, sia che siano prettamente di potenza. Quindi diciamo che per i tiri non sia nulla da ridire, avendolo provato in gioco in tutte le partite che ho fatto. Ovvio, come ho detto, dalla distanza magari non entravano tutti quanti, però vabbè, sono veramente molto molto buoni, perché comunque inquadrava sempre la porta. Per i colpi di testa, vabbè, non c'è nulla da dire, nel senso, i colpi di testa li prende tutti 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 quanti. Per i colpi di testa è veramente imbattibile. Infatti anche qua, come avete visto, è riuscito a prenderla lui e a buttarla dentro comunque con una prepotenza sul primo palo che il portiere, anche se era posizionato abbastanza male, però vabbè, non sarebbe mai potuto arrivare. Nelle punizioni invece non è che sia fantastico, cioè le statistiche le avete viste anche lì in alto, non è favoloso. Se volete provare le punizioni vi consiglio di fare quelle dalla lunga distanza, perché da distanza ravvicinata o provate la sbordata, quella rasoterra, però difficile che sotto quella entri, se no se avete un giocatore in rosa tipo Hernanes o qualcun altro usate lui per quelle dalla breve distanza, mentre con quella da lunga distanza volendo potete anche utilizzare lui perché le statistiche di potenza sono abbastanza elevate. Allora, qua come state vedendo ho provato un altro tiro dalla lunga distanza a falò d'effetto, come avete visto non è entrato, però il portiere comunque non è riuscito a prenderla. Qui, come vi dicevo prima, il fattore di fisico ha influito molto nel riuscire a tenere buona questa palla e proseguire in questa azione di attacco, quindi fisico veramente, veramente overpower. Una cosa che però vi devo dire sinceramente parlando è che come giocabilità è elevata Icardi, quindi ha anche un ottimo dribbling, passa ovunque. Però dopo una certa diventa noioso. Noioso perché ha solamente 2 di stelle di mossa abilità. E se uno comunque ogni tanto si vuole divertire o fare qualche giochetto, provare una dribblata, io metà delle volte mi ritrovavo cristianale perché impattavo malamente contro il difensore avversario perché mi dimenticavo che aveva 2 stelle skill e non ne aveva almeno 3. Quindi, allora, se voi siete alcuni che magari non ve ne frega assolutamente niente di skillare con l'attaccante, vi serve uno che comunque concretizzi, che vada muso duro davanti alla porta, più che bene. Se invece ogni tanto magari volete un po' giostrarvi con qualche mossa e cercare di saltare l'avversario, se non col dribbling puro, Icardi non ve le riesce a fare, se non proprio le mosse base, base, base. Quindi andiamo un po' a ricapitolare. Allora, i pro sono assolutamente il fisico, perché vi permette di andare molto avanti anche in alcune azioni piuttosto difficili. Il dribbling, perché è veramente eccezionale sia nello stretto sia nella lunga distanza. I tiri, li ho messi tutti quanti, anche se come vedete i long shot non è che entrano sempre dentro. I colpi di testa, perché sono sempre, sempre, sempre gol. I contro, ho messo le 2 stelle skill in maiuscolo, perché veramente io, cioè all'inizio comunque mi veramente una bestia di giocatore, ma dopo una certa anche io mi stavo iniziando ad annoiare un po', perché se ogni tanto volevo provare a fare qualche mossa un po' più elaborata, non le potevo fare. E il piede debole ho specificato tiri, perché col sinistro non è mai riuscito a farmi nulla di eccezionale, nonostante le 4 stelle piede debole, mentre per i passaggi comunque non li sbagliavo mai, neanche li appoggi col sinistro. Giudizio finale, vedete 2 voti perché 9 per quelli che, come ho detto, non gli interessa nulla di skillare con l'attaccante, gli serve uno che magari passi bene la palla, che la butti dentro, va più che bene, Icardi, un voto che ci sta è 9. 7 per quelli che invece ogni tanto magari vuole provare a fare qualche skillata e non gli riesce, quindi risulterebbe un po' noioso per quelli che lo vogliono valutare nella sua completezza, quindi anche le skill. Quindi per questo video è tutto, spero che vi sia piaciuta questa analisi, ci vediamo al prossimo video, bella raga!